Sindaco Costantini, ieri sera un grande intervento in Consiglio Comunale in difesa dell'ospedale di Giulianova. No Covid, altrimenti, siccome si sono spesi tanti soldi per altri, porteremo gli incartamenti alla Procura. Di che si tratta? Qual è la posizione? Ma noi non abbiamo fatto nessuna polemica, non siamo intervenuti a differenza di altri nei giorni precedenti, ma è evidente che l'ospedale di Giulianova, che ha una carenza della pianta organica di 14 medici, oggi non può supportare una problematica come quella del Covid. E Giulianova ha già fatto la sua parte con l'RSA del Vivo Bellocchio, che sin dalle prime ore di questa gravissima pandemia ha giocato un ruolo fondamentale. Oggi ci sono 24 persone all'interno, arriveranno addirittura 35 al Vivo Bellocchio. Quindi noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo fatto notare che sono stati spesi tanti soldi su un altro ospedale. Io non volevo assolutamente entrare, visto le polemiche dell'altra volta, ma abbiamo subito per una settimana attacchi su tutti i giornali da parte di dirigenti, di politici che indicavano l'ospedale Giulianova senza nessun criterio logico e senza nessuna incartamento che potesse supportare lo smantellamento di un ospedale Covid dove c'è una delibera addirittura che lo identifica. Per portare tutto a Giulianova non si capisce bene per quale motivo. Tu quindi escludi che questo possa accadere? Lo escludo perché non ci sono i presupposti. Non ci sono i presupposti a norma di legge, quindi è evidente che lo escludo. Ripeto, la città di Giulianova sta facendo tantissimo perché 24 persone arriveranno a 35, sono ospitate nell'RSA di Vivo Bellocchio. Quando avremo 14 medici che mancano in pianta organica, gli stessi macchinari che ha qualche altro ospedale, potremmo pensare di giocarci la nostra partita come ospedale Covid. Fino a quel momento venite a investire a Giulianova, venite a farci tornare i famosi 14 medici che mancano, altrimenti non se ne parla. La massima autorità sanitaria, fino a prova contraria, è il sindaco.